A fronte dell'incessante aumento dei prezzi dell'energia, molte più persone si stanno interessando alle fonti energetiche rinnovabili. Ormai non sono più viste come un vezzo per ambientalisti, ma come una concreta forma di risparmio. Tra queste, l'energia eolica è di particolare interesse anche per l'uso domestico. L'uomo sfrutta la forza del vento da migliaia di anni. L'esempio più antico sono le vele delle navi o quelle che spingevano le slitte sui laghi ghiacciati delle terre del nord. Di poco più recenti, i mulini a vento. Quelli più antichi, ancora in funzione, si trovano in Iran e sono datati al V secolo d.C., ma nella stessa regione, mulini simili a quelli erano già in uso dal secondo millennio avanti Cristo. La maggior parte delle persone, però, quando pensa a un mulino a vento, immagina quelli olandesi o danesi, usati da secoli per pompare l'acqua fuori dai polder. Questi mulini derivano da quelli cretesi, poco più recenti di quelli iraniani che abbiamo visto prima. Quindi la storia dell'energia eolica è piuttosto lunga ed è il motivo per cui non intendo raccontarla. Esattamente come nell'idroelettrico, anche nell'eolico si sfrutta la forza di un fluido in movimento per mettere in rotazione delle cose. Solo che l'aria è 800 volte meno densa dell'acqua. E questo comporta la necessità di usare dei rotori un tantinello più grandi. Il rotore eolico più grande attualmente in funzione è alto 242 metri e a pale lunghe 118 metri, e sviluppa una potenza di 16 MW. Ma cos'è un rotore eolico? Come funziona? E quanto costa? Andiamolo a vedere. In breve, un rotore eolico è un dispositivo atto a convertire l'energia cinetica del vento in energia meccanica. In sostanza, è un asse di rotazione su cui sono calettate delle pale. Mi raccomando, pale, non lame. Quella è una brutta traduzione dall'inglese. Esistono più tipi di rotori, divisi in famiglie in base a determinate caratteristiche. La prima e più semplice distinzione è tra rotori ad asse orizzontale e rotori ad asse verticale. Per intendersi, i mulini iraniani che abbiamo visto prima sono ad asse verticale, mentre i mulini olandesi o danesi sono ad asse orizzontale. Un altro modo per distinguere i rotori in famiglie è quello che li divide in macchine a portanza e macchine a resistenza. Andiamo a vedere meglio questi concetti. Qualsiasi corpo esposto a un flusso d'aria oppone una certa resistenza. Alcuni corpi, in certe condizioni, possono sviluppare una portanza. La portanza, per intendersi, è la forza che permette agli aeroplani di volare. Molto probabilmente avete sperimentato queste due forze direttamente sulla vostra pelle, mettendo una mano fuori dal finestrino di una macchina in corsa. Finché la mano rimane orizzontale, ci sarà una certa forza che la spinge indietro, ma inclinandola verso l'alto, a un certo punto si svilupperà una forza che la tira verso l'alto. Quella è la portanza. Se poi la mano viene inclinata ancora di più, a un certo punto stalla, perde la forza di portanza e aumenta a dismisura la sua resistenza. Portanza e resistenza sono sempre legate tra di loro. È impossibile sviluppare della portanza senza sviluppare anche della resistenza. È possibile distinguere i rotori in base alla forza che usano in prevalenza per girare. Usano di più la portanza o usano di più la resistenza? Un rotore multipala ad asse orizzontale o un Savonius ad asse verticale utilizzano in prevalenza la forza di resistenza, mentre i rotori a elica ad asse orizzontale e i rotori Daryu ad asse verticale utilizzano in prevalenza la portanza. In generale, ma ci sono delle eccezioni, le macchine a resistenza riescono ad avviarsi con una velocità del vento minore, hanno una grande coppia
ma fanno fatica a girare molto velocemente. Al contrario, le macchine a portanza in generale fanno più fatica ad avviarsi, hanno una coppia minore, ma non temono di girare velocemente. Quindi il tipo di rotore da utilizzare dipende sia dal lavoro che si deve fare che dalle condizioni medie del vento. Nessuna macchina eolica funziona senza vento. Però, in base al tipo di lavoro che bisogna fare e dalle condizioni del vento, esiste un tipo di rotore più efficiente da utilizzare. Se il vento viene utilizzato per produrre il lavoro meccanico, come attivare delle pompe, delle macine o utensili in generale, sarà più efficiente sfruttare un rotore dotato di una grande coppia. Se al contrario l'impiego del rotore è quello di produrre energia elettrica, il tipo di rotore più adatto dipenderà quasi esclusivamente dalla velocità media del vento. Per sapere se la zona in cui viviamo è di interesse eolico, è sufficiente consultare un atlante eolico, cioè una mappa che riporta, attraverso un sistema di colori, le velocità medie del vento durante l'anno. Spoiler, quasi tutta l'Italia è di interesse eolico, fa eccezione la pianura padana e alcune aree più limitate. La nostra penisola, poi, ha quasi 8.000 km di coste ventose. Ci sarebbe da prendere un atlante eolico e fare due conti. Se la velocità del vento è bassa, tra i 2 e i 4 metri al secondo, sarà necessario rivolgersi a macchine a resistenza, come il rotore multipala o il rotore Savonius. Il vantaggio del rotore di tipo Savonius è quello di essere ad asse verticale, per cui completamente indifferente alla direzione del vento. Per contro, un rotore Savonius non ha una rotazione molto omogenea, anzi ha impulsi, e per questo motivo sono stati inventati i rotori Twisted Savonius. Inoltre, a parità di ingombro, può esporre una superficie velica molto più estesa. Se invece si può contare su velocità medie del vento anche di poco superiori, a partire dai 5-6 metri al secondo, si può iniziare a prendere in considerazione le macchine a portanza, come i rotori a elica e i rotori da reuse. Queste due macchine a portanza hanno un'efficienza equiparabile attorno al 30%. Le differenze tra queste due macchine, una ad asse orizzontale e una ad asse verticale, dipendono da altri fattori. Il motivo per cui nelle grandi installazioni si predilige l'asse orizzontale è legato al gradiente verticale del vento. Il vento soffia tanto più forte, tanto più ci si allontana dal suolo. Un rotore ad asse orizzontale, quindi, sarà in grado di andare a catturare il vento a una quota molto maggiore dell'altezza del generatore. Per contro, ogni rotore ad asse orizzontale deve essere libero di orientarsi a favore del vento e quindi ha necessità di uno spazio di manovra piuttosto ampio tutto attorno a lui. I rotori ad asse verticale sono indifferenti alla direzione del vento e quindi non hanno bisogno di spazio attorno per potersi orientare. Quindi ingombrano meno, ma non possono catturare l'energia al di sopra della loro altezza. Compromessi, ci sono sempre dei compromessi da accettare. E quindi nella scelta del tipo di rotore bisogna valutare sia le condizioni del vento che il sito di installazione. Andiamo a vedere che soluzioni offre il mercato per l'eolico ad uso domestico. Abbiamo consultato l'atlante eolico e valutato il sito di installazione. Per poter decidere se vale la pena investire nell'eolico, manca solo una cosa: andare a vedere quanto costa. Ed ecco qui la prima sorpresa. Se a investire è un privato, l'eolico costa veramente poco, dai 50 centesimi a circa 1 euro per watt di potenza installata. Se invece ad investire è lo Stato, tra tangenti, mafiette e burocrazia, l'eolico viene a costare più del nucleare. Ma rimaniamo nel nostro piccolo. Per fare un esempio, è possibile acquistare un rotore eolico da 3 kW per circa 1.500 euro, link in descrizione. Poi ci sarà da spendere qualche centinaio di euro in più per acquistare e installare il palo di sostegno. E se non avete proprio sempre vento, ci vorrà ancora qualche centinaio di euro per un pacco di batterie.
La potenza dichiarata poi è quella di picco della macchina, che di solito viene raggiunta con venti piuttosto sostenuti al di sopra dei 10 metri al secondo. Fingiamo di poter utilizzare per alcune migliaia di ore all'anno una potenza di circa 1000 watt. Al costo dell'energia elettrica fino all'anno scorso, una spesa del genere sarebbe stata ammortizzabile in circa 15.000 ore, cioè 2 o 3 anni. Ma al costo attuale è probabile che basti un anno o forse anche meno. A seconda del vento, sia chiaro. È ancora troppo? Beh, semplice. Andate su Fingiverse, vi scaricate i progetti e ve ne stampate uno in 3D. Bene, per questo video è tutto. Certo, di cose da dire ce ne sarebbero ancora molte, ma mi riservo di tornare presto sull'argomento. Per il momento, un saluto e alla prossima. Thank you.